La nuova stagione della Vastese di Massimo Silva parte dallo stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno contro il Rieti. La formazione aragonese, ampiamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, si presenta a questa partita d'esordio con il 3-5-2. Tra i pali c'è Di Rienzo, in difesa ci sono Cardinale, Di Filippo e Altobelli. In mediana Obodo con Di Prisco e Logoluso, i quinti sono Pollace e Solimeno. In avanti il duo sorgente calabrese. Tribuna invece per l'ex Pescara e Teramo Diallo, aggregatosi alla squadra solo nelle scorse ore. Modulo speculare per il Rieti, allenato da Stefano Campolo. In porta c'è Saglietti, la retroguardia è composta da Orchi, Padovani e Montesi. A centrocampo Mattei, Tirelli ed Esposito. I quinti sono Zona e Tiraferri. In avanti Galvagno con Elefante. Dirige l'incontro Leonardo Tesi di Lucca. Prima del via, minuto di silenzio per ricordare il direttore di gara Daniele De Santis, ucciso nei giorni scorsi a Lecce insieme alla sua fidanzata. Primi 15 minuti di studio con le due squadre che devono fare i conti con il campo pesante allentato dalla pioggia, ma al 17esimo lampo della Vastese con Calabrese che entra in area di rigore, toccato da un avversario va giù e per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Obodo che calcia anche bene ma si fa ipnotizzare da Saglietti. Sul tapin è colossale il gol divorato da Calabrese che mette incredibilmente fuori. Al 22esimo Massimo Silva deve subito ricorrere alla prima sostituzione perché non ce la fa Calabrese, al suo posto Guarracino. Prima della mezz'ora è il Rieti a provarci, break in mezzo al campo di Esposito che vede Di Rienzo fuori dai pali e prova a beffarlo con il tiro dalla distanza, ma tra lui e il gol ce la traversa a dire di no al giovane reatino. Sul finale di primo tempo si fa vedere ancora il Rieti con una punizione battuta corta sul vertice destro dell'area di rigore, ma il tiro a giro di Mattei non inquadra lo specchio della porta. La ripresa parte con gli stessi effettivi del primo tempo in campo e con la pioggia che continua a scendere copiosamente sullo Scopigno di Rieti. Per la prima occasione bisogna aspettare il 18esimo, quando il numero 9 Elefante a provarci dalla distanza con la sfera che fa la barba al palo dalla sinistra di Rienzo, immobile, e che non sarebbe mai arrivato sulla sfera. La Vastese fatica a venir fuori, allora ne approfitta la squadra di casa al 29esimo, ancora con Elefante che dalla distanza fa partire un gran tiro, attento Di Rienzo che respinge evitando il pericolo alla sua squadra. Al 38esimo la Vastese rimane in 10, fallo di frustrazione di Sorgente che scalcia da dietro l'avversario che lo aveva fermato con una trattenuta. La Vastese non demorde e con l'uomo in meno va vicino al gol col Pollace al 40esimo, bravo l'esterno di Silva a caricare dalla distanza il tiro con la palla che schizza sul terreno viscido, ma per poco non inquadra lo specchio della porta. E questa l'ultima azione della gara che finisce dopo 5 minuti di recupero. Vastese che con il punto di Rieti quantomeno azzera il meno 1 in classifica. Domenica prossima esordio casalingo nel derby contro il Giulianova. Paradossalmente Vastese meglio nel finale con l'uomo in meno. Pesa però il rigore sbagliato nel primo tempo. Soddisfazione di aver azzerato all'inizio del campionato subito il meno 1. Si riparte da zero. Questo sì. Anche perché poi nel finale un in meno Rieti era sempre comunque molto aggressivo e quindi su questo terreno non era facile, però nel finale abbiamo sviluppato anche meglio, come hai detto. Peccato, primo tempo avevamo fatto discretamente e poi le occasionissime non ne capitano tante, bisogna sfruttarlo. Ecco, non si può dire poi che partita sarebbe stata, però come si dice nel calcio, parti 1-0 è sempre meglio. Siamo alle primissime partite, non è facile, però alla fine credo sia un buon punto, muoviamo la classifica, la squadra come gruppo, come compattezza è stata, ha fatto una buona gara, soprattutto in un uomo in meno. Si aspetta l'arrivo di qualcun altro, visto che comunque il mercato resterà aperto per tanto tempo? Sì, noi è già arrivato un difensore ottimo, e penso domenica sia a disposizione, ora ci vuole un attaccante assolutamente. Mister, un pareggio contro una Vastese all'esordio, sfortunati nel primo tempo con il rigore sbagliato dalla Vastese, però nel secondo tempo avete ribaltato la situazione, avete proposto il vostro gioco, ecco, forse meritavate ai punti qualcosina in più, però alla fine soddisfatti per il pareggio. Hai fatto un'analisi perfetta per quanto riguarda il tipo di gioco di gara. È chiaro, giocare su questo campo una partita in debutto è complicato, contro un'ottima Vastese, allenata da un ottimo allenatore, non sta a me spiegare chi sono sia l'allenatore che i giocatori della Vastese. È chiaro che l'episodio a favore o contro avrebbe cambiato tutta l'inerzia della gara. Siamo stati un po' fortunati su rigore, anche se onestamente credo che la prima mezz'ora abbiamo fatto molto meglio noi rispetto alla Vastese. C'è stato il rigore, ora giusto o non giusto non sta a me giudicarlo. Siamo stati fortunati appunto a non subire gol.
Quello che dico, abbiamo sofferto leggermente gli ultimi 10-15 minuti del primo tempo, in cui la Vastesa ha messo quel pizzico di esperienza in più rispetto a noi e anche quel pizzico di fisicità in più. Detto questo, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo affrontato un'ottima squadra e ribaltato, come tu hai detto perfettamente, tutta quanta la gara, insomma, bene, soddisfatto. Quali sono gli obiettivi di questo Rieti? A me è stato chiesto di portare questa squadra, di creare entusiasmo, di partire con dei giovani del posto, tra virgolette, cercare quanto più di far divertire le persone, cercare comunque anche noi di divertirci. È chiaro, tutto si farà giornata dopo giornata perché è l'anno della ristrutturazione societaria, per cui vengono da una retrocessione amara sotto tanti punti di vista, dovremo essere bravi a portare tanto entusiasmo alla